Buonasera, we are on air, Singers Life, Sounds Good, Radio Roma Futura, buonasera a tutti. E oggi parleremo di Freddie Mercury e dei Queen. Scusate se sentite la mia voce un po' bassa, ma sono un po' raffreddata. Allora, Freddie Mercury è il nome d'arte e il suo nome naturale era Farrokh Bulsara. E Freddie Mercury è nato a Zanzibar nel 1946. A dire la verità, la sua famiglia proveniva da uno stato dell'India occidentale chiamato il Gujarat. Ma il padre di Freddie Mercury per lavoro si trasferì appunto da questo stato a Zanzibar. E quindi è qui che nacque Fred. Poi a seguire negli anni, ovvero nel 1954, quando Fred era già un po' più grande, sempre per lavoro si trasferirono in India. In India, dove Freddie cominciò a studiare alla Scuola delle Belle Arti di Bombay. E Freddie sin da piccolo aveva delle doti artistiche, quindi già scriveva pezzi, cantava. E tanto che a questa scuola il preside della Scuola di Bombay notò in Freddie un ragazzo molto dotato. Così che lo inviò a seguire un corso, ovvero gli fece fare un corso di pianoforte. Da qui, diciamo intorno già all'età di 10-12 anni, Freddie cominciava a suonare il piano e anche a scrivere pezzi suoi. Ricordo che siamo sempre nel 1954. E di lì a poco, ovvero all'incirca passarono quasi qualche anno e Freddie era quasi maggiorenne. Continuò sempre a studiare a questa scuola delle belle arti, solo che si trasferì poi dall'India e ritornarono a Zanzibar, dove aveva ancora la nonna che era rimasta a vivere lì. Quando poi scoppiò la rivoluzione civile, e quindi Freddie e tutta la sua famiglia si trasferirono a Londra. Qui Freddie aveva 18 anni e ci troviamo nel 1964. E Freddie vivevano vicino a Londra, Heathrow, dove si trova pure uno dei più importanti aeroporti di Londra, ricordiamolo. Qui lui andò in un altro college, in un'altra scuola delle belle arti, Yearling Art College, dove cominciò proprio a studiare in particolare musica, oltre che sempre continuava a suonare il pianoforte. E divenne sempre più bravo nell'arte di comporre, quindi diventò presto cantautore, compositore e musicista, ovviamente. Nel 1966 si diplomò proprio a questa scuola e prese appunto un diploma. Negli anni 70 e qui si formarono i Queen. E vogliamo ricordarlo. Allora, lui e Freddie Mercury, vabbè, il cantante. Alla chitarra abbiamo Brian May, alla batteria Roger Taylor e al basso John Deacon. Questo era il gruppo dei Queen, appunto, come erano composti. E Freddie aveva una dote molto particolare. Lui aveva una voce che emozionava tutte le persone ogni volta che cantava, e soprattutto aveva una grande dote scenica. Ogni volta che lui saliva su quel palco era capace di provocare grandissime emozioni appunto al suo pubblico. Era molto sensuale. E andiamo avanti. E nel 1973 fanno il loro primo album famoso, Queen 1, e nel 74 esce la seconda compilation, ovvero Queen 2. Nel 1974, in un'intervista a Londra, giornalista di Londra, dichiara di essere gay. Questo fa molto scalpore a quell'epoca, diciamo, anche se Londra comunque è sempre stata una città abbastanza aperta come mentalità, ma a quell'epoca fece scalpore.
Bene, adesso siamo nel 1975 e dall'album A Night di Opera ci andiamo ad ascoltare Bohemian Rhapsody. Will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me. Yeah.
Ebbene, eccoci tornati e questa era Bohemian Rhapsody, singolo più famoso di questo album. Ebbene, qui Freddie Mercury parla, se vogliamo, un po' di se stesso. Diciamo che il testo di questa canzone sembra quasi una poesia, no? Una poesia che lui scrive anche a sua madre, diciamo. In pratica lui dice... mamma, ho ucciso un uomo, non sono più Farrakh Balzo, ma sono Freddie Mercury. E riferito quindi al suo cambiamento sessuale, perché a un certo punto si accorge di essere omosessuale. E Freddie Mercury è stato anche fidanzato con delle donne, una molto importante con il quale ha anche convissuto. Bene, andiamo avanti. E siamo, abbiamo detto, nel 1974, quindi proprio all'inizio della carriera dei Queen. E nel 74, appunto, abbiamo messo questo, è uscito questo grande successo, un Bohemian Rhapsody. E nel 1976, con un altro pezzo famoso preso dall'album Day the Races, abbiamo Somebody to Love.